Carino questo tripode. Allora, Fabrizio, in realtà si può sapere che cosa è successo, non che cosa è successo davvero, però si può sapere verosimilmente che cosa è successo. Cioè il fatto che non ci possano essere prove, non si abbiano prove, non siano in nostro possesso prove, non è comunque limitante delle nostre conoscenze sull'origine della pandemia. Perché? Perché il fatto di non avere prove è normale per gli epidemiologi forensi, cioè per le persone che studiano come riconoscere epidemie naturali e artificiali. Non è un dato particolare di questa epidemia. Normalmente l'epidemia non riesce a capire se sono naturali o artificiali, ad esempio semplicemente osservando la struttura del genoma. Osservi il genoma e poi capisci. Questo è un po' l'errore tipico che fanno gli scienziati naturali. Cioè gli scienziati naturali non hanno spirito critico, non sanno che le questioni possono essere, non possono solo essere appunto naturali, ma possono anche essere criminali o terroristiche o anche azioni di guerra. Sai, come nel caso degli attacchi biologici. Quindi ci vuole proprio una metodologia corretta, che è quella che hanno sviluppato gli epidemiologi forensi in questi ultimi 20 anni. Allora, tu in realtà hai fatto, nel tuo articolo, e penso anche nel libro, che non ho ancora letto, però andrà sicuramente letto, tu praticamente fai lo stesso ragionamento che fanno da 20 anni gli epidemiologi forensi. Cioè, tu dici, il fatto che non ci siano prove non significa che non si debba sospettare, che questo è il ragionamento principale dell'epidemiologia, cioè dell'epidemiologia forense. Cioè, il fatto che non ci siano prove che un'epidemia sia naturale o meno, ed è un dato normale, non implica che allora non vada comunque indagata. Non vada indagata, tu lo fai da un punto di in modo giornalistico. Tu indaghi come può fare un giornalista con un'inchiesta, cioè contatti persone, provi a cerchi anche su internet come hai fatto, articoli, fai queste cose. Fai un'inchiesta e hai fatto una bella inchiesta. Però c'è anche l'altro approccio, che è quello più scientifico, che è stato praticamente ignorato. Cioè non ho mai sentito su nessun giornale che dicessero, che ad esempio intervistassero sull'origine del coronavirus un epidemiologo forense che ha applicato magari in un articolo, come è successo con Vladan Radosavljević, un articolo in cui si affronta la questione da un punto di vista scientifico, cioè analizza secondo il suo modello o un altro modello. Se i modelli sono diversi, lui usa il Radosavljević Beloyevich, poi ce ne sono, c'è il Grunow Finck, ci sono tanti modelli diversi. Ad esempio Ryan McIntyre e Sinchun avevano recentemente aggiornato per la MERS il Grunow Finck, c'era un Grunow Finck leggermente modificato. Non ho mai sentito appunto nessun giornalista intervistare questi epidemiologi, che tra l'altro sono le uniche persone davvero esperte dell'argomento. Sai, si dice noi ascoltiamo gli esperti, però gli esperti di riconoscimento di attacchi biologici nessuno li ha ascoltati. Nessuno ha intervistato Radosavljević. Anzi, lui ha scritto l'articolo ed è praticamente stato ignorato. Non praticamente, è davvero è stato ignorato. Anche se l'ha scritto già da mesi. Allora, tornando alla questione, tu lo fai da un punto di vista giornalistico e tu penso non fossi a conoscenza dell'epidemiologia forense, se no probabilmente l'avresti citata, perché dice più o meno le stesse tue cose. Cioè che non basta analizzare la struttura di un virus, tu devi esaminare il contesto generale. Però la differenza tra il tuo approccio e quello di un epidemiologo forense è questo, che l'epidemiologo procede in modo, possiamo dire, oggettivo, cioè analizza il contesto, non in base agli indizi. Tu hai fatto il lavoro un po' di un investigatore. In quel caso lì si fa un lavoro un po' diverso, cioè si analizzano vari fattori e si assegna ogni fattore un punteggio, così alla fine esce fuori un
una percentuale di verosimiglianza, un livello di fiducia, di confidenza verso un'ipotesi, ad esempio quella naturale, e verso l'altra, ad esempio quella artificiale. Poi il metodo di Radosavljević è particolarmente raffinato perché distingue anche tra quelle artificiali l'attacco biologico e la fuga dal laboratorio, l'incidente e l'intenzione vera e propria. Però in questo modo, sai, hai un... E per questo ti dico quello di prima, che tu dici che non potremo mai avere, non potremo mai sapere, cioè queste resteranno solo ipotesi, finché non si avranno prove vere e proprie, che non, probabilmente non ci saranno mai, perché probabilmente la Repubblica Popolare Cinese non permetterà mai di fare un'investigazione precisa a Wuhan. E anche se si facesse, magari quelle prove lì sono già state distrutte. Non in realtà si può comunque arrivare, si può anche superare questo livello congetturale di pure congetture, lo si può superare appunto grazie ai metodi di differenziazione che hanno sviluppato da 20 anni gli epidemiologi forensi. Cioè questi metodi qua sono dei metodi oggettivi che ti dicono oggettivamente in modo scientifico e rigoroso se è più verosimile un'ipotesi o è più verosimile un'altra. Sai, vengono già applicati modelli di analisi del rischio simili per capire se una persona si è ammalata di, pensa, uno che lavora nell'amianto per 30 anni, poi va in pensione, dopo 10 anni della pensione si ammala di un tumore, d'accordo? Di un tumore ai polmoni. Questa malattia è stata causata dall'azienda in cui ha lavorato? Non si può sapere perché non ci sono prove, non hai la prova che il tumore sia proprio stato causato dall'esposizione all'amianto, giusto? Però, grazie a un modello di analisi del rischio, puoi comunque, considerando vari fattori, ad esempio quanto ha lavorato con l'amianto, cioè se lavorava proprio in presenza dell'amianto, o leggermente in presenza, o proprio anche lontano, che magari aveva solo una struttura in amianto. Seconda cosa che si può guardare, se... Per quanto è stato esposto, cioè per quanto tempo, se lavorava proprio 8 ore al giorno con l'amianto oppure se lavorava solo un'ora al giorno con l'amianto, secondo fattore. Terzo fattore, per quanti anni ha lavorato con l'amianto, ma magari poi quello è stato tolto dopo 10 anni o se è stato esposto per più tempo. Sai, e anche quarto fattore, magari anche la quantità di amianto, cioè quanto amianto c'era, non so, o anche quanto era... Quanto era messo male questo amianto? Ecco, quanto era consumato? Si può creare appunto un modello a partire da questi fattori e altri, di modo da avere poi un parametro oggettivo per dire, allora, se è stato esposto per 10 anni, allora si alza un po' la percentuale, mentre invece fosse stato esposto per 2 anni solo, la verosimiglianza che si sia ammalato per colpa dell'azienda si abbassa. Se ha lavorato proprio in con l'amianto si alza drasticamente, magari del 30%. Diversamente, se era solo in una struttura, si abbassa magari a un... cioè, anziché alzarsi del 30%, si alza solo del 5% la verosimiglianza. In questo modo hai qualcosa di oggettivo per capire, sei passato dal livello della pura congettura. Che tutti possono dirti sì, ma questo è semplicemente quello che credi tu. Non possiamo sapere se è naturale o meno. Invece, davanti a un tribunale, puoi presentare questa analisi dicendo: guardate, qui c'è l'analisi. Non sappiamo, non possiamo sapere se è stato causato dall'azienda o non potremo mai saperlo con certezza, però possiamo saperlo con estrema verosimiglianza che magari all'80% è stata l'azienda. Quindi è opportuno risarcire, sì o no, e il giudice poi decide. Allora, con i metodi di differenziazione si fa una cosa simile, cioè appena scoppia una epidemia, e non solo, non si deve fare solo con questa, la cosa da fare è sempre, vanno sempre fatte... Ah, ti sta chiamando? Ah, io sono solo felice. Ok, comunque, si fanno... va fatto con tutte le epidemie. Radosavljević aveva introdotto un concetto interessante, cioè quello dell'evento epidemico insolito. Cioè, qualsiasi epidemia strana, ad esempio con un patogeno nuovo, oppure con un'infezione
un patogeno che si pensava eradicato, oppure ancora quando ci sono una serie di morti sospette che non si sanno da cosa siano state causate, magari penso un'incidenza maggiore di polmonite rispetto alla media. Allora quella si chiama epidemia, evento epidemico insolito, e va indagata a partire proprio da un modello di analisi del rischio, non che bisogna prima avere il sospetto che sia stata, magari c'è qualcosa che ti insospettisce, allora tu fai partire l'indagine. No, subito va fatta partire. Va fatta partire subito perché appunto è estremamente difficile capire se un'epidemia è naturale o meno. E se tu non fai partire subito un'analisi del genere, con un metodo di differenziazione, poi non riesci nemmeno a intervenire in tempo, non riesci a capire bene cosa è successo. Una volta che è partito, tu guardi quant'è la verosimiglianza. Se la verosimiglianza è alta, se magari è 60%, allora poi parte un'indagine vera e propria. Un'indagine vera e propria sostenuta da un sospetto, non un sospetto così campato in aria, ma fermo, rigoroso, perché è stato dimostrato che è verosimile. E ad esempio nell'articolo che è uscito a giugno, Rado Savljević spiega proprio che il sospetto, quello che dici tu, il sospetto che l'epidemia possa essere fuggita, possa aver avuto origine da un laboratorio di Wuhan, non è un sospetto infondato, ma è un sospetto fondato, d'accordo? È qualcosa di oggettivo che va indagato, e anzi doveroso proprio indagare. Non è una cosa che puoi fare o puoi non fare, è proprio doveroso e bisogna fare così. Invece, ignorarlo, possiamo dire che è criminale dopo tutti i morti che ci sono stati. Ma anche se non ci fossero stati tutti i morti, la procedura corretta da seguire è questa: c'è un evento epidemico insolito, si applica il metodo di differenziazione. Il metodo di differenziazione ti dice che l'epidemia può essere dovuta a una causa artificiale come fuga di laboratorio, attacco biologico, e allora si parte con un'investigazione puntuale e precisa. Ci vanno del. No, non quelle, non un'investigazione come quella dell'OMS, che appunto tu dici che è una farsa perché effettivamente è stata una farsa, ma un'indagine precisa internazionale fatta da medici, ma anche da, puoi fare, da servizi segreti e cose simili, cioè una cosa precisa e puntuale. Per questo, secondo me, può essere utile unire questi due approcci, cioè il tuo approccio giornalistico fondamentale, perché diffondi alla gente, e dall'altra parte, e in più hai anche trovato cose nuove, e dall'altra parte perché hai investigato davvero, e dall'altra parte l'approccio più teorico, come quello di Rado Savljević. Unendo queste due cose, secondo me si crea una sinergia che è in grado finalmente di far capire, innanzitutto far capire alle persone che non è complottistico sospettare che un'epidemia non sia naturale, ma è appunto la cosa normale da fare. La prima cosa da fare è sospettare. Non per ragioni strane, ad esempio perché sì, perché questo o quello stato sono cattivi, ma perché proprio va fatto così. Rainer McIntyre l'aveva fatto con la MERS, Gruno e Finke l'avevano fatto con la tularemia in Kosovo, lo stesso Rado Savljević aveva indagato l'Escherichia coli in Germania. È un procedimento corretto da fare, da seguire, ed è. Allora, qui bisogna tornare un attimo sul punto dell'epidemiologia forense, al discorso con la differenza tra epidemiologia forense e naturale. Un epidemiologo naturale o anche un virologo non conosce questo discorso, è peggio di un profano, perché almeno il profano sa che su queste cose non sa nulla, sa di non saper nulla, quindi tende magari a stare zitto, a tacere. Invece il problema è che un virologo, un epidemiologo naturale, presume di sapere, e presumendo di sapere, poi dall'altra parte poi anche dei giornalisti che presumono che lui sia il massimo luminare di quell'argomento, e allora si crea il cortocircuito per cui quello che dice, i pregiudizi degli epidemiologi naturali, dei virologi, diventano la scienza, vengono considerati scienza, quando invece i veri esperti di quell'ambito lì sono gli epidemiologi forensi, come Rado Savljević, Beloyevic, McIntyre, Chen,
Finke, Köhler, Dembek, delle persone che si occupano di questa cosa da anni. Però qual è il problema? È che queste persone qui, come Radosavljević, Blojević, Finke, sono un gruppetto, sono una nicchia estremamente chiusa. Sono una nicchia chiusa non per volontà loro che vogliono. Quindi, ma per altre ragioni. Vediamo la prima. La prima è che sono scienziati militari. Quindi è normale che frequentino altri scienziati militari e che non abbiano tanti rapporti con i civili, mentre di solito gli epidemiologi naturali e i virologi sono civili e quindi hanno anche più rapporti con i giornalisti. Il secondo fatto è che è un campo estremamente specialistico il loro, e anche piuttosto recente, anche se esiste da 20 anni. Quindi pochissimi conoscono dell'esistenza, anche se basta cercare un attimo su internet. Noi, il CERO è venuto a conoscenza dell'esistenza di articoli accademici sul metodo di riconoscimento degli attacchi biologici, appunto poi era venuta lì poi l'idea di applicare questi metodi, come raccomandano, se tu guardi, se tu leggi gli articoli, dicono che bisogna applicare questi metodi sempre, perché sennò poi tante epidemie vengono, la tendenza naturale della gente è considerare un'epidemia a priori come naturale. Viene invece considerata una cosa complottistica ipotizzare già solo che non sia naturale. Questo perché di solito citano un esempio classico, cioè in Oregon nel 1984 c'era stata un'epidemia di salmonellosi. Sono partiti dal presupposto che questa epidemia fosse un evento naturale, perché comunque la salmonellosi può capitare. Pensavano fosse dovuto a mancanza di igiene nei ristoranti o cose simili. Solo che poi, un anno dopo, si è scoperto, ma per indagini completamente diverse, la polizia ha scoperto nella cantina di, tra l'altro, di Osho, cioè della setta di Osho, della sua segretaria, una roba simile. Hanno scoperto nella cantina un laboratorio con dentro lo stesso ceppo di salmonella che aveva causato l'epidemia. Quindi hanno collegato le due cose, hanno detto, e si sono accorti che era un evento non naturale. E la cosa divertente è che c'era proprio un senatore che diceva: guardate che probabilmente potrebbero averlo diffuso questi di quella setta per influenzare le elezioni, per non far votare la gente così, perché no, ma lì c'era un problema, il nuovo sindaco voleva mandare via questa setta dal paese, allora questa setta non voleva, e allora hanno avvelenato. C'era questo senatore sulemeno che diceva questa cosa ed è stato bellamente ignorato, anzi preso per un pazzo, sai, per un paranoico, quando poi invece aveva ragione. Sai, stessa cosa qui, se tu dici, ad esempio, se tu scrivi questo articolo, anzi, e ho visto che con il libro ti è successa una cosa simile, cioè hanno detto che tu nell'articolo dici guardate che potrebbe essere stato un attacco biologico, e mi sembra che Google ti abbia censurato, non censurato, però abbia proibito le tue pubblicità, no? Che secondo me è censurare questo anche. E sai, succedono queste cose. Invece, se tu appunto ti unisci al discorso di Radosavljević, vi sostenete a vicenda, tu hai un sostegno scientifico da parte sua e lui da parte tua a un'indagine giornalistica, a un'inchiesta giornalistica ben fatta, secondo me si riesce a superare questo stallo. E la cosa ideale sarebbe innanzitutto rendere famosi questi metodi di differenziazione e applicarli non solo a questa epidemia, ma a tutte le epidemie che ci sono, perché potrebbero in teoria essere tutte attacchi biologici o fughe di laboratorio. Non possiamo saperlo, bisogna. Per saperlo dobbiamo prima applicare questi metodi e poi si vede se è verosimile o non è verosimile e poi partono le indagini. Bisogna seguire sempre questo procedimento, sia per epidemie ancora in corso come in Yemen con il colera, perché potrebbe tranquillamente essere un attacco biologico saudite. I sauditi le fanno queste cose contro i civili. Se bombardano gli acquedotti, non vuoi che diffondano anche il colera? Ma anche con epidemie passate, come c'era stata ad esempio a Cuba, i cubani hanno sempre detto: gli stunamiani ci hanno. Gli stunamiani sono gli Stati Uniti d'America.
Gli stonemiani ci hanno diffuso, loro parlavano ad esempio della peste suina africana, hanno diffuso da noi la peste suina africana negli anni 70 per indebolire la nostra economia. Può essere, se viene detta solo così, ovviamente non, è una semplice congettura, che poi alcuni diranno che è una teoria del complotto, però può benissimo essere questa cosa. Appunto, teoria del complotto è un termine un po' fuorviante, secondo me. Però per superare il livello di congetture e capire, e avere una conoscenza un po' più sicura, diciamo ragionevole della materia, è opportuno applicare un metodo di differenziazione. Lo applichiamo e poi capiamo se è verosimile o meno. Si guarda, ad esempio, i metodi di solito guardano, tu avevi indicato il gap geografico, che è uno dei fattori. Si guardano diversi fattori, si guarda il contesto geografico, che è uno come quello che citi tu, però ci sono anche altri fattori come il contesto anche politico della zona, cioè se ci sono attriti, se ci sono minacce, se c'è il rischio, se ci sono persone che possono, cioè, se ci sono stati che possono trarre vantaggio dalla diffusione di un'epidemia. Se l'epidemia si diffonde in modo anomalo, cioè si diffonde solo in certi posti e non in altri, sai, comunque ci sono questi articoli li puoi leggere, sono abbastanza. Tanto tu capisci gli articoli, in più sono anche articoli semplici, inoltre, sai, anche una persona, non nel tuo caso, però anche una persona non tanto preparata può capirli lo stesso.